Finzione o realtà? Allora, ha fatto molto discutere un articolo del Financial Times di oggi. Dice che l'Italia è sul punto di far insediare il governo più anticonvenzionale e inesperto alla guida di una democrazia occidentale. Può anche starci che sia anticonvenzionale. Ma poi il Financial Times, con quell'arietta un po' di quelli che ci devono sempre spiegare che cosa succede in Italia, dicono sembra che ci siano due schieramenti, come quelli dei barbari, dei visigodi di Alarico, che hanno compiuto il sacco di Roma. Con la differenza, aggiunge il Financial Times, che oggi i barbari non si stanno ammassando alle porte di Roma, sono già dentro la città. Insomma, il Financial Times dice che i barbari sono all'interno della città. Beh, insomma, diciamo la verità, ci sono 17 milioni di barbari. Non si tratta di difendere Di Maio o Salvini in questo caso. Da che mondo è mondo, in realtà, bisognerebbe difendere quello che si chiama democrazia. E se 17 milioni di italiani hanno votato per quei due partiti, non ci sono i barbari all'interno della città. Peraltro, come voi sapete, Stonehenge è un'invenzione, mentre il Colosseo esisteva veramente. E quando noi facevamo gli spettacoli in Inghilterra, non vi dico che cosa facevano. Ma non si tratta di rivendicare questo, si tratta di rivendicare il fatto che le lezioncine da parte del Financial Times, forse indipendentemente da quello che pensiamo riguardo a questo governo, non ce le dobbiamo far dare, anche perché non ci siamo permessi di definire barbari gli inglesi che hanno votato contro l'Europa della Brexit. Non ci siamo permessi di definire barbari gli americani che hanno votato per Donald Trump. Insomma, se uno crede alla democrazia, pensa che questa sia la differenza sostanziale, che i barbari non credono alla democrazia e invece gli uomini civili, come gli italiani, ad essa credono, anche quando il risultato del processo democratico non ti piace tanto.